Ma è arrivato anche il momento di guardare insieme l'ultima puntata dedicata al coro di Capistrello Agora 81. Guardiamo insieme l'ultima puntata e poi commentiamo tutta la settimana. Quando mente vai, io le vai, io le vai.
allora eccoci qui, concerto terminato quasi, siamo davvero agli sgoccioli, l'abbiamo detto in apertura, l'abbiamo ripetuto durante le nostre interviste, un coro particolare, unico davvero, perché il nostro percorso ha conosciuto tanti paesi, tanti gruppi, ma mai nessuno ha potuto mettere in evidenza la tenera età di tanti coristi, di tanti ballerini, come può Agora 81 qui a Capistrello. Io sono con un gruppo davvero di ragazzi straordinari e ha deciso di prendere la parola ai nostri microfoni Camilla. Ciao Camilla, buon pomeriggio e complimenti. Grazie. Come stai? Bene. Emozionata dalle telecamere oppure abituata? No, emozionata. Hai cantato bene però, no? Abbiamo visto insomma anche i tuoi compagni, le tue compagne si sono esibite, ma quanto è bello indossare un abito del genere, quello della mamma, quello dei nonni, quello dei bisnonni, un'emozione particolare immagino. Sì, molto particolare. E quando lo indossi, quando sei a casa prima di esibirti, che sensazioni provi? Sono felice ed emozionata. Come è iniziato il tuo percorso? L'ho iniziato da quando sono nata praticamente, perché mia madre e mio padre facevano già parte del coro. E quindi ti hanno, non voglio dire obbligato, però ti hanno detto vieni con noi perché noi dobbiamo andare a cantare, non puoi rimanere da sola a casa, immagino, no? No, perché io avevi ci volevo voglia. Andare, volevo provare. E sicuramente sarai qui per tantissimo tempo, lo possiamo promettere questo? Sì. Passo, passo, Jesus, Jesus, Jesus.
E allora, prima di salutarvi, ci fai conoscere la squadra che sta qui accanto a te, con i nomi dei tuoi compagni di coro, che immagino poi siano anche i tuoi compagni di gioco e non solo, vero? Attività sportiva e quant'altro. E allora iniziamo dall'uomo super muscoloso alla tua sinistra. Chi è? Patrizio. Patrizio, lei? Mia. Mia. Guarda la telecamera, così vai in onda anche tu. Carlotta. Lei? Carlotta. Amelia. E Diego. È un appello ai ragazzi, ai più giovani di tutta l'Abruzzo, per invitarli a partecipare ai cori, lo vogliamo fare? Sì. Vai, l'ultimo annuncio. Non so, non lo so che dire. Preparatevi per i cori, perché è un'esperienza unica, e fate come abbiamo fatto noi bambini e ragazzi di Capistrello, va bene? Sì, è un'esperienza da provare comunque. Vi invito a appunto provarla questa esperienza. Perfetto, allora grazie a Camilla, grazie al gruppo dei giovani dell'associazione corale Agorà 81. Qui c'è il vero ricambio generazionale, una tradizione che non morirà mai qui a Capistrello, perché è davvero è stata una grande sorpresa per noi ammirare questi bambini pronti a cantare, a ballare, ma soprattutto a divertirsi e a portare avanti le tradizioni non solo di Capistrello, ma, come vedete dagli abiti, di tutto l'Abruzzo e non solo. E allora noi ci vediamo la settimana prossima ancora con il nostro tour dedicato ai cori, sperando di trovare ancora tanti bei ragazzi pronti a cantare per noi. Ci vediamo la settimana prossima, fatemi ringraziare Mario Giacchetti e Maurizio Miglione alla parte tecnica, e il nostro Paolo Bernabei, che ogni settimana ci fa conoscere nuovi cori in tutto l'Abruzzo. Alla prossima!